L'Union CS affronta in casa il Breno, formazione bresciana che è in lotta per la zona salvezza. Andreucci porta delle modifiche alla formazione. Salvi al posto di Bonetto e Rabas al posto di Beltrame, che in settimana ha avuto dei problemi fisici e siede in panchina solamente per fare numero. Inizio buono per l'Union CS, che trova il 13° il gol con una zampata di Aliun beccato da un'ottima posizione di Mauri. Al 17° grande occasione per Vita, che a tu per tu con Franzini riesce a parare, ma l'azione era viziata da un netto fuorigioco. Al 41° destro di Vita, indiavolato quest'oggi, migliore in campo per i bresciani e anche di tutti i 22 in campo, che dal limite spara una bordata che viene mandata in angolo dai difensori granata. Secondo tempo è tutto di marca bresciana. Solamente al 10° Aliu ha l'occasione in contropiede di chiudere il match, ma in area di rigore si impappina e tira la palla addosso ai difensori. Al 20° grande intervento di Franzini, che a tu per tu con Vita riesce a parare con i piedi, ma il pericolo non mette in allarme i giocatori dell'Uno e a 5 dalla fine trova il pari su uno splendido calcio di punizione dal limite di Vita, che mette la palla nell'angolino basso destro del portiere. A dire il vero, l'azione è stata viziata da uno stop sbagliato di Buratto, che perde palla in una posizione delicata del campo e Munareto è stato costretto a fare il fallo che ha causato il calcio di punizione dal limite. Nei minuti finali arriva addirittura l'espulsione di Sine al 48° per doppia ammonizione e addirittura il Breno ci crede in avanti, ma ormai mancano pochi minuti alla partita e la partita finisce 1-1, che secondo me è il risultato giusto in questa partita, anche se l'Union ha tanto da recriminare. Il tecnico del Breno in sala stampa si rammarica per il pari, che a suo giudizio addirittura meritava una vittoria, mentre uno sconsolato Andreucci predica l'umiltà di ripartire subito dopo un momento poco brillante. A mio modesto parere, in questo momento delicato del campionato sarà importante il lavoro della società, allenatore, direttore tecnico, presidente e staff, nel non portare stress ulteriori ai ragazzi, ma di portare serenità, determinazione e lavoro per fare una partita diversa in casa domenica con l'Est. A 5 minuti dalla fine della partita eravamo a più 15 dal Treviso e alla fine siamo arrivati a più 10, quindi abbiamo perso nelle ultime due partite addirittura 5 punti. Per la rocambolesca vittoria nel finale del Treviso sul campo di un Charlins Murazze che non indovina una quest'anno. Dal gruppo triste e malinconico tifosi Union CS Facebook è tutto, alla prossima. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.